Buongiorno, oggi sono in attesa mentre ho portato a lavare un grosso carico di biancheria professionale, bianca, ma di tessuto un po' pesante, quindi col maltempo che c'è fuori non riuscirei poi ad asciugare, quindi ho deciso di investire un'ora e mezza del mio tempo portando, e qualche soldino, portando alla lavatrice automatica. E quindi intanto che aspetto, faccio l'uncinetto e faccio un video per alcuni chiarimenti in merito ad alcuni miei video di molti anni fa ormai, che però ancora stanno girando parecchio e soprattutto molte persone ancora mi fanno delle domande, quindi un video chiarimenti. Allora, innanzitutto ribadisco una cosa fondamentale, che è quella che io non sono un medico, sono una persona che ha fatto che fa questa pratica in maniera autonoma, ma precedentemente seguita da un medico, e che mi è parso importante parlarne e quindi lasciare un minimo di documentazione, perché mi rendo conto che è un argomento di cui se ne parla poco e di cui si fa fatica magari a parlare con altre persone. Il mio consiglio è però comunque quello di farsi seguire sempre, almeno in prima parte, da una persona competente che può essere un infermiere professionale o comunque appunto un medico. Ci sono poi anche strutture che eseguono queste pratiche e quindi è possibile anche rivolgersi da loro, ma in primis perché bisogna, e mi è venuto in mente proprio dalle domande che mi sono state fatte, essere certi di poterlo fare. Adesso non è che sia una cosa impossibile, però ci possono essere delle problematiche, ad esempio diverticoli piuttosto che emorroidi, che possono creare appunto comunque delle difficoltà o degli impedimenti a questa pratica, che è quindi l'enteroclisma, che non è la classica peretta, ma è un qualcosa di più elaborato, di più impegnativo e di più profondo. Non è nemmeno l'idrocolonterapia, di cui comunque ho fatto un altro video parlando per esperienza anche di quella pratica. L'enteroclisma si può realizzare generalmente con un liquido caldo a temperatura del nostro corpo, quindi non più di 36 gradi e mezzo, massimo 37, tra 36 e mezzo e 37, temperatura interna, e si può utilizzare come liquidi da introdurre della camomilla o comunque qualcosa di lenitivo, quindi magari come si chiama, un infuso di malva. Ci sono persone che per motivi differenti, quindi per una pulizia più profonda, hanno studiato, è possibile fare anche con delle soluzioni di caffè o di altri ingredienti, ma questo io rimando a chi ha le competenze perché non l'ho mai usato, non l'ho mai fatto, so che si pratica, ma non ve ne parlerò. Scusate. Allora, si prepara la camomilla come una classica camomilla da bere, si può fare solubile o bustina, o si può fare con polvere filtrarla. L'importante è che non ci siano all'interno poi del liquido dei residui. Non ha importanza se fatta con una o due bustine, diciamo che una bustina è sufficiente, se volete farla più carica va bene anche con due, però considerate che non la dobbiamo bere. Molti mi spiegano che hanno, cioè mi chiedono perché hanno difficoltà a far scendere in maniera regolare il liquido, e questo dipende effettivamente da due fattori principali. Uno, una questione psicologica, nel senso che se è una pratica che facciamo per le prime volte e abbiamo un po' di remora su questa cosa, che parte dai condizionamenti che sono stati imposti da piccoli, è necessario prima procedere con un'operazione di rilassamento,
cioè sia mentale sia fisico, quindi mettersi in uno stato in cui ci si sente tranquilli, senza rumori, senza persone magari che girano per casa, senza telefonini accesi e così via. Dopodiché può essere anche una delle difficoltà il fatto magari di non posizionare bene la cannula. Alcuni mi chiedono: ma magari l'ho inserita troppo, magari l'ho inserita troppo poco, spesso gocciola del liquido e ne entra poco poco, oppure entra molto lentamente e devo stare delle ore infinite. A questo può quindi essere in realtà anche, allora, innanzitutto la posizione. Però se avete difficoltà a inserire la cannula, si può mettere un goccio di olio di girasole sull'estremità, possibilmente estratto a freddo e biologico. Se invece non trovate la posizione per far entrare in maniera fluida la cannula, è necessario magari provare a cambiare posizione, mettersi su un fianco, distendersi, accovacciati. A volte io mi metto la testa in giù con la testa appoggiata, a volte invece metto un cuscino e poi la testa, dipende anche dalle giornate. È necessario che il liquido scorra il più possibile in maniera fluida, non troppo veloce, perché se dovesse scendere in maniera troppo veloce rischierebbe di crearvi lo stimolo immediato e quindi poi la necessità di andare a svuotare e di ripartire da capo, e non troppo lento perché diventa difficoltoso. Quindi è effettivamente importante riuscire a trovare un grado di fluidità corretta. Controllare la cannula e il tubicino, che non ci siano impedimenti all'interno. Io successivamente alla pratica o prima della pratica magari faccio scorrere dell'acqua calda bollente che ho fatto sterilizzare, giusto per evitare che ci sia qualche anche rimasuglio di polvere, impossibile, però se voi fate passare solo liquidi, acqua e camomilla, difficilmente ci possono essere altre cose, però anche la camomilla stessa potrebbe fare delle muffe, quindi una sterilizzazione anche della cannula all'interno, non della cannula, scusate, del tubicino, può essere una cosa utile. Basta far passare un quantitativo di acqua bollente. Successivamente, quando inserisco il liquido all'interno del sacchetto, io lo metto in posizione verticale. Anche questo è importante, deve essere in posizione verticale e una altezza superiore almeno al metro e mezzo, e il più possibile che il filo non sia attorcigliato ma che scenda il più possibile in maniera regolare. Io apro la cannula sotto e faccio scorrere il primo quantitativo di liquido, magari ne perdo un pochino, ma non è importante. L'importante è che io veda scendere in maniera regolare tutto, che non ci siano intervallati degli spazi di aria. Fatto questo, richiudo la cannula e poi è pronto per l'utilizzo. Può succedere comunque che ci siano delle perdite, spesso viene detto infatti di farlo all'interno di una vasca oppure su un tappeto che con un asciugamano che si può poi lavare. Può capitare di doversi interrompere, ripeto, due sui motivi anche questo. Uno, anzi tre. Uno, la temperatura che magari non è perfetta e quindi ci crea uno stimolo. Due, siamo talmente intasati e che fa fatica e quindi entra e esce, ma quel pezzettino di defecazione che abbiamo all'interno dell'ano esce e poi magari c'è un vuoto e poi c'è un altro pezzo, quindi perché fate conto che l'acqua scende ma va all'interno di tutto il percorso, dovrebbe riuscire ad arrivare fino alla parte alta. Una delle cose che si può fare anche è magari interrompere magari un momento, quindi chiudendo la cannula, rialzandosi, se si riesce a trattenere il tutto, e massaggiare, in questo caso in senso orario. Massaggiando la pancia smuoviamo un pochino i liquidi e le parti che sono
come si dice, stanziali e gli diamo la possibilità di farle evacuare. Le prime volte può capitare che sia una pratica un po' fastidiosa, noiosa, antipatica da fare, è necessario riuscire a liberare il più possibile tutta la parte del colon. Dopodiché, nelle successive pratiche, soprattutto chi lo fa più giorni di seguito e magari anche in fase di digiuno, è normale, perché se io mangio tutti i giorni in maniera regolare, è chiaro che ho la mia quantità di feci da espellere normalmente, quindi faccio la pulizia, però è difficile fare quella profonda. Io spero di aver dato dei chiarimenti in più rispetto a questa pratica. Fate pure delle altre domande più specifiche se avete bisogno di qualche informazione. Dopodiché io vi consiglio, se volete, un libro, che è il libro del metodo Kuzmin, dove comunque trovate le indicazioni anche del perché si fa questa pratica, e a cosa fa bene e in quali occasioni farlo. Se avete ancora di più la possibilità di incontrare o di conoscere un medico Cusmin, sicuramente saprà darvi tutte le indicazioni precise. Ripeto, come all'inizio, se invece avete problemi di ulcere, di come si chiama, gastriti, diverticoli o problemi grossi, non dico che non sia fattibile, però prima di farlo chiedete consulto al vostro medico. Spero, ripeto davvero di avervi dato qualche informazione, aspetto i vostri commenti e alla prossima. Buon enteroclismo.